È tempo di esperimenti per Mister Colombo. Con la salvezza matematica e la quasi impossibilità di raggiungere i play-off, la Virtus Francavilla sfrutterà le ultime due gare della stagione per iniziare a testare qualche calciatore in vista del prossimo campionato. Contro la Viterbese, Mister Colombo potrà sbizzarrirsi anche dal punto di vista prettamente tattico, magari con una piccola variazione di modulo, anche se le modifiche principali probabilmente riguarderanno prevalentemente gli interpreti in campo. In primis, qualcosa potrebbe cambiare nel pacchetto arretrato. Con la certa assenza di Delvino, espulso durante il derby contro il Bisceglie, Mister Colombo dovrà consegnare una sola maglia, scegliendo uno tra Calcagno e Celli come terzo a destra di difesa. Analogo discorso per il centrale difensivo, che sarebbe Pambianchi, ma che Colombo potrebbe far accomodare in panchina per far tornare a giocare dal primo minuto Capitan Marino. Non soltanto in difesa, però, il tecnico biancazzurro varierà qualcosa anche a centrocampo, dove è vivo il ballottaggio tra Ceccia e Mastropietro, mentre in attacco Maiorino potrebbe partire titolare per la prima volta in questa stagione, magari lasciando in panchina Ciccone, affiancando in avanti l'argentino Vasquez.